La LIPU ha coinvolto 300 giovani per iniziare un cammino ulteriore con questi giovani, perché che cosa ha colto? Ha colto che i giovani sono il riferimento per poter tutelare l'ambiente e la biodiversità al meglio, perché sono liberi da sovrastrutture, perché tutelano la biodiversità con tutta la passione dell'età giovanile. E perché poi saranno gli adulti del domani che potranno poi insegnare ai loro figli e altri giovani a fare lo stesso. Quindi la LIPU ha avuto questa sensibilità. E l'associazionismo e la partecipazione dei cittadini per la tutela dell'ambiente è un elemento fondamentale. Noi ce ne siamo accorti con i giovani per l'ambiente che stanno continuamente scendendo in piazza, penso a Fridays for Future, ma non solo, che ci dicono proprio questo. Il mondo della partecipazione giovanile, ma il mondo della partecipazione in generale, è un mondo che va assolutamente ascoltato e va preso, tenuto dentro le istituzioni, per poterli fare partecipare in modo istituzionale, non soltanto per far finta di ascoltarli, ma per poter decidere insieme a loro. La LIPU ha colto questo segnale e l'ha fatto diventare un percorso definito, stabilito, e che quindi ha dato una ulteriorità a questi ragazzi, e quindi va salutato con grande piacere. Io come Ministro dell'Ambiente auspico che non solo si prosegua, ma che tanti altri seguano l'esempio della LIPU.